storie di moto estate. Oggi abbiamo Nicolò Lisci, giovanissimo pilota dalla Sardegna. Tu e papà, tutte le gare, sempre presenti, traghetto. Come la vita dei isolani è venire al moto estate? Come mai avete scelto il moto estate? Ma diciamo che è un campionato che è alla portata di tutti, livello alto, quindi si può crescere, divertirsi e anche andare forte e soprattutto imparare dai più forti. La stagione sta volgendo oggi al termine, qual è il tuo bilancio? Con alti e bassi, diciamo. A Varano il primo round è andato abbastanza bene, il secondo abbiamo avuto qualche problema. Speriamo oggi di chiudere in bellezza una stagione che non è stata al top, diciamo, dai. Speriamo di far bene oggi e che regga il tempo. Ecco, venire dalla Sardegna vuol dire che voi partite prima, quindi anche un po' un sacrificio per tutti. Quindi, però la tua passione, tua e del babbo, vi permette di venire sempre. In Sardegna come sta andando anche il movimento motociclistico? Ma diciamo che in Sardegna siamo un pochino indietro rispetto qua in penisola, c'è solo una pista, alla fine un autodromo, e ci deve andare bene quello perché altri mezzi per allenarci, se non le pit bike, non ce li abbiamo. Speriamo che si evolva un pochino la situazione giù da noi e niente, che si alzi anche un pochino il livello, così c'è da divertirsi e magari venite voi anche a fare una gara da noi. Che non sarebbe male. Perché no? Però dicevamo, il tuo moto estate quindi inizia, quando è che partite, quanti giorni state via? Ma allora, noi solitamente partiamo il giovedì per accamparci qua il venerdì per trovare il posto, diciamo, e poi alla fine, quando finisce il weekend, la domenica prendiamo sul traghetto e lunedì mattina siamo di nuovo a casa, quindi dal giovedì sera al lunedì mattina noi a casa non ci siamo più. Una cosa fattibile, dai, potrebbero venire anche altri ragazzi. Sì, ma speriamo che vengano quelli col 600, col 1000 e anche qualche 300 magari che si avvicini qui al moto estate, speriamo. Grazie Nicolò. Grazie a voi, ciao.